Eccoci qua, ciao di nuovo a tutti, ecco siamo qui con la terza parte di questo video riguardante iCord. Ora andremo insieme a chiudere, fare la chiusura del nostro lavoro, come vedete su questo campioncino l'ho fatto di colore contrasto per farvi vedere meglio l'effetto, invece su tutorial lo faremo con lo stesso ferro o filo, continuiamo con lo stesso filo lavorativo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, la chiusura va fatta sempre dalla parte frontale del lavoro, vedete, siamo sempre sulla parte frontale. Dobbiamo fare primo passo che consiste nel aggiungere, aumentare di 3 maglie. Allora, iniziamo il nostro aumento. Allora, praticamente io parto subito dalla prima e da ogni maglia ne faccio due, quindi guardate, faccio la lavorazione per il diritto della prima maglia, vedete, partendo da davanti, creo la prima maglia, però mi fermo così, non faccio scendere la maglia dal ferro di sinistra, la mantengo lì. Ora, guardate, la maglia che ho appena realizzato, che si trova adesso sul ferro di destra, faccio così. Sposto sul ferro di sinistra, riprendendola, vedete che faccio questo giro, la tiro da altra parte e la sposto. Vedete, guarda, l'ho spostato sul ferro di sinistra, così ho aumentato di una maglia e mettendolo sul ferro di sinistra è pronta per essere lavorata a sua volta. Faccio. Entro in questa maglia appena spostata, un'altra lavorazione per il diritto come prima, non la faccio scendere, ma la lascio lì, la maglia, l'asola della maglia nella quale ho entrato, anzi anche la maglia appena creata dal ferro di destra, lo torno a spostare sul ferro di sinistra. Ed ecco, ne abbiamo fatte già due. Stessa cosa, prendo questa maglia appena spostata, faccio una lavorazione per il diritto, guardate, stessa cosa. Sposto, ecco, e rimango così, non faccio cadere, non faccio scendere niente. Sposto, rimetto indietro la maglia appena creata dal ferro di destra a sinistra. Ed ecco, ora abbiamo le nostre 3 maglie in più che ci servono per fare la chiusura al cord. Sono praticamente le 3 maglie, famose 3 maglie che ci hanno permesso creare la cordina in fondo, perché iCord si realizza con queste 3 maglie in questo tutorial che vi sto facendo vedere. Iniziamo. Guardate, faccio lavorazione per il diritto della prima maglia, della seconda e della terza. Guardate, la terza lavorazione va fatta tenendo insieme la terza, cioè la terza, quella appena realizzata, e la prima che ce l'avevo già, quindi unisco, faccio una lavorazione di 2 maglie insieme della terza e della quarta con la lavorazione per il diritto. Guardate, ed ecco, abbiamo diminuito, vedete, da 4 ne abbiamo 3. Ora torno a spostare le maglie, una, due e 3 sul ferro di sinistra, e faccio la stessa cosa. Guardate, le prime la faccio in lavorazione normale per il diritto, 1 2, stessa cosa. La terza va fatta sempre una lavorazione di 2 maglie, quindi prendo 2 maglie e faccio in lavorazione per il diritto. Ed ecco che da 2 di nuovo abbiamo una. Ecco, vedete? Stessa cosa. Torno a rimettere 1, 2, 3. Le 3 maglie lavorate, ritorno a rimettere su questo ferro di sinistra. E riparto. Prima è lavorazione per il diritto normale. 1, 2. Di nuovo 2 maglie unite insieme ed elaborate con una lavorazione per il diritto normale. Questo ci serve per diminuire, perché vedete da 4 ne diventano 3, e serve, facendo così questo passaggio, vedete, torno a rimettere indietro le maglie,
faccio appunto al cord anche sopra, questo cordino sopra che si crea. Vedete? Stessa cosa, sposto, scusatemi, lavoro le prime due normalissime, singolare, 1, 2, la terza e la quarta unisco insieme, faccio una lavorazione per il diritto, vedete? E da 2 ne ho una. Torno a spostare sul ferro di sinistra. Anche qui, come anche all'inizio, bisogna comunque fare le maglie strette per evitare sempre quel stacco dalla corda, dalla cordina. Stessa cosa è lavorazione delle prime 2, 1, 2, normalissima. Terza e la quarta vanno fatte con una lavorazione unica ma di due maglie insieme, vedete, per il diritto. Una volta che l'avete lavorato, subito la rimettete sul ferro di sinistra, sempre mantenendo abbastanza strettine. Ok, stessa cosa, e così si fa tutto il ferro. Si fanno le prime due maglie singolari per lavorazione di diritto normale, la terza e la quarta si uniscono in un'unica lavorazione per il diritto, vedete, così da 2 ne ho una, quindi faccio questa diminuzione delle maglie con la creazione di questo bordino, perché vedete, torno a rispostare subito, ok? E stessa cosa per tutto il ferro. 1, 2 singolare, 2 insieme. Risposto. Rimetto sul ferro di sinistra, ecco, sono di nuovo pronta, ecco di nuovo 1, 2 normale singolare, un diritto di 2 maglie insieme. Risposto di tutte e 3. Guardate, vedete il nostro, si vede tantissimo, vedete come si vede con questo ferro filo, si vede anche di più, vedete che bello. Abbiamo questo cordino che passa sopra. Stessa cosa per tutto il ferro. Andiamo. 1, 2 e 2 insieme. Subito li risposto. E riprendo 1, 2 e 2 insieme. E risposto e rifaccio sempre la stessa cosa. Siamo arrivati fine del ferro e si fa sempre la stessa cosa fino all'ultimo, quindi vedete, li unisco insieme, ecco, risposto le 3 maglie, quindi in questo caso faccio sempre la chiusura per arrivare all'ultimo, quindi guardate, faccio 2 insieme subito e faccio questa lavorazione per il diritto e l'ultima la faccio da sola, vedete? E ne ho 2 che torno a rispostare sul ferro di sinistra, guardate, torno a fare una lavorazione di 2 maglie insieme. Ed ecco, siamo arrivati al punto che ne abbiamo solo una. Ecco qui. Ora
guardate, faccio la normale chiusura, quindi, ed ecco, abbiamo realizzato la chiusura al coat. Vedete che dà questo effetto molto bello, voluminoso, che può essere tranquillamente utilizzato anche per un manico di una giacca, di un maglioncino, anche per i bordini. È bello sia da davanti che da dietro del lavoro, quindi è molto pulito e curato. Ecco, grazie di aver seguito questo video, spero che vi sia stato utile e ci vediamo con la quarta parte di iCord, in cui vi farò vedere come realizzare questi cilindrini, questi cordini che possono essere poi utilizzati per una decorazione.